grazie. Siamo alle battute finali, allora direi che per concludere questo pomeriggio, che insomma è stato utile anche per poter conoscere proprio dal punto di vista anche tecnico i termini del problema, vorrei richiamare per un ultimissimo giro velocissimo di tavolo il dottor Scialdone, il dottor Parente e poi il sindaco. Il dottor Scialdone. Intervento, forse ho mancato in merito al ruolo del consorzio unico che ha svolto e che potrà svolgere ancora. Rispetto al decreto non lo sappiamo, siamo in attesa di evoluzioni circa il nostro futuro, però abbiamo svolto un grande ruolo, noi siamo stati il braccio operativo della struttura del sottosegretario di Stato e abbiamo contribuito in maniera massiccia e massiva alla risoluzione di quelle che erano le criticità sul territorio, quantomeno in provincia di Caserta, per l'eliminazione di cumuli di rifiuti, la raccolta e anche per una forte spinta che abbiamo dato in tutti i comuni del consorzio per implementare la raccolta differenziata. Ci sono stati dei comuni che hanno fatto da sé, qui abbiamo il sindaco di Camigliano che ha fatto moltissimo da solo in materia di raccolta differenziata, però ci sono anche altri comuni. Ci sono comuni, lo stesso sindaco di Caglianello penso che già abbia fatto molto in materia di raccolta differenziata, Francolise che è una grossa eccellenza nella raccolta differenziata, Castelmorrone, Santa Maria Vico, cioè in provincia di Caserta, nonostante l'emergenza, nonostante le difficoltà, nonostante le grosse criticità, si è fatto molto e si sono comunque ottenuti grossi risultati, soprattutto laddove le amministrazioni comunali, quindi le istituzioni, hanno creduto, hanno investito, hanno capito che era il percorso da fare, soprattutto in termini di politica locale, e i cittadini hanno collaborato, hanno dato il massimo, hanno saputo dare il loro piccolo contributo, quello che vi ho chiesto prima, dare il nostro piccolo contributo. Questo è quello che dobbiamo fare, continuare a fare e farlo senza esitazione, senza chiederci il perché. Questo è il nostro gesto, grazie. Dottor Parente, rapidissimamente, due obiettivi. Uno, non ci saranno, non saranno lasciati per strada gli operatori del consorzio, perché la cosa più sentita dai 2.200 circa dipendenti del consorzio di bacino Napoli-Caserta, sia dal livello più basso al livello più alto, è proprio la precarietà del rapporto di lavoro. Già nelle primissime riunioni con i sindacati, alla presenza del prefetto Giliberti presso la provincia di Caserta, martedì scorso, si è avuto un contatto chiaro e devo dire calmo, tranquillo, perché assieme ai sindacati si possono risolvere le questioni di tutti i dipendenti. Quindi lo sforzo massimo del consorzio unico è quello di preservare i posti di lavoro e quindi noi martedì, credo, caro direttore, ci recheremo a Roma dal capo della protezione civile per consegnare, la pianta organica per noi definitiva del consorzio, che deve passare poi al vaglio stesso del capo della protezione civile. Secondo obiettivo da raggiungere è la strettissima collaborazione della cittadinanza, perché avete capito tutti quanti che dai rifiuti si può anche guadagnare qualcosa. Primo, la dignità, che amo per tutti, a chi lo merita amo per tutti, e mo la stiamo riacquistando, la dignità di essere casertani, napoletani, ma soprattutto campani. E secondo, purga cosa i soldi. Possiamo concludere questo pomeriggio all'insegna di due grandi messaggi che sono arrivati in queste due ore di dibattito abbastanza serrato e sicuramente molto articolato e credo anche di poter dire originale, non retorico, non banale, non convenzionale. Credo che possiamo concludere con due messaggi. Il primo è la solidarietà intergenerazionale, in una sorta di circolarità così concettuale, contenutistica, ritorniamo